Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Spore. Oggi, come detto nello scorso episodio, vivremo la prima avventura galattica del nostro bellissimo capitano, come lo vediamo qua. Sì, questo qui non è altro che la schermata del capitano. Man mano che andiamo avanti con le missioni possiamo sbloccare i vari componenti che abbiamo qua. Noi abbiamo già questo qua, i soldi facili, ma io per inizio sempre, quando faccio il capitano, quello sbloccare le parti del guerriero, perché insomma l'energia e tutto quanto è quello che ci serve, insomma, per i colpi. Insomma, per l'attacco ci sono sempre missioni in cui bisogna attaccare, perciò è quello che faremo. Allora, dobbiamo andare sulla stella qua giù, questo nome qua assurdo. Ok, qua c'è qualcosa, abbiamo rilevato qualcosa, una rarità. Quando c'è questo effetto sul pianeta, abbiamo rilevato una rarità. Infatti il radar della nave ha rilevato qualcosa sul pianeta. Vediamo un po'. Infatti, eccolo qua. Galassia è piena di oggetti rari, statue e fossili. Uno di questi pezzi da collezione unisce proprio qua. Imperdoniamoci, e valgo, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ma con molti soldi. Perciò noi adesso scendiamo un po' di quota. Ci attiviamo il raggio traente. Andiamo. Dov'era? Eccolo qua. Ci attiviamo il nostro bellissimo raggio traente e ce lo prendiamo. Non dovrebbe essercene altre. No, invece qualcos'altro. Non era l'unico, su alcuni pianeti non ce n'è più di uno. È raro davvero trovarli. Pianeta dove ce n'è più di uno. Cioè, sembra come abbia fatto apposta di scoprire qui sotto. Perfetto, ne abbiamo trovati due. Abbiamo trovato. Vediamo un po'. Il Ring of Valkyria. È l'antica urna degli Sprung. Ok, andiamo a vedere però cosa sono di preciso. Qui li troviamo tutti. Reliquie rare e quelle sconosciute. Una non me l'ha data, va bene. Antica uno di Sprug. I massimi storici sostengono che fu una specie di Sprug a inventare per prima le brocche due manici. Ironicamente gli Sprug avevano un solo braccio. Ciao. Cioè, le portavano in due, no? I due Sprug portavano la brocca a due manici. Adesso avevo un solo braccio, c'è la soluzione. Ok, diamoci da fare. Primissima avventura, diventare un capitano spaziale. Scendiamo. Eccolo qua, benvenuto a Battego, un vivace spazioporto pieno di personaggi interessanti. Parla qui locali per scoprire molte altre cose sulle avventure e diventare un capitano spaziale leggendario. Ok, dobbiamo parlare col Robo Capo, che è questo tizio qui davanti a noi. Do benvenuto a nome dell'autorità spazioportuale, capitano. Se stai giocando di diventare un grande capitano spaziale, sei arrivato nel posto giusto. Bene. Da qui un'occhiata in giro, va bene. Presente pomeriggio, mercante tua sinistra, segna, arriva nuovi articoli. Va bene. I viaggiatori dietro di te ti spiegheranno le procedure necessarie per ottenere nuovi incarichi e come abbandonare l'avventura in caso di un fallimento inaspettato. Il nostro uomo alla tua destra può dare informazioni sull'equipaggio, sia in superficie che nello spazio. Tutto qua. Bene, allora andiamo per primo dal mercante. Ah, andiamo dal mercante, prima cosa. Vediamo cosa ci dice. Salve, avvicinati ancora, non troppo. Il ZK! Vuoi vedere la mia cintura? Una pistola a impulsi, una spalla laser, un anello regale. Ah, non è regale. Sono disponibili due nuove accessori da cui scegliere, ognuno dei quali ha abilità uniche.
Bello, c'è mi sbloccherai nuove parti per giocare di capitano, mi sbloccherai una ogni livello. Per equipaggiare gli accessori. Ah ok, perfetto, questo già lo sapevo. Accede all'Emporio prima di iniziare un'avventura cliccando su accede all'Emporio. Va bene, qui, fin qui ci è arrivato. In questo modo potrai equipaggiare il tuo capitano. Utile, va bene. Perfetto. Andiamo dal secondo tizio, il viaggiatore. Vediamo che dice. Capitano, fa semplicemente un viaggiatore da queste parti. È giuccatica. Sono stato inviato in missione nel mio ambiente natale, proprio come te. La mia nave è rimasta a secco e sono bloccato qui. La dovevi far pieno. Questa volta che hai voglia di avventura, consiglio di non rivolgerti ai tuoi simili. Visita altri imperi, hanno tutte le missioni per te e spesso sono proprio delle avventure planetarie. Bene, sì. Ma di cazzetto, non sai mai quattro avventure, iscriviti alle sprovvisioni e novità amici. E alle novità amici. Quel sky quale preferisci? Molte altre avventure a sprovvisione sono molto importanti. Bene. Poi abbandona l'avventura che hai anche questo, niente panico. Il pulsante esce dall'avventura, puff, ti ritrovai sotto l'astronave. Diretti. Perfetto. Sposti il mucchio di molecole in base di carbonio. Bene, il nostromo. Oia, questo è grosso davvero. Salve capitano. Stromo ciò dal tuo servizio. Il capitano che ti si rispetti non può scegliere in superficie in equipaggio. Non sapevo come si fa. Beh, è molto semplice, basta avere un sacco di carisma come me e reclutare membri sul pianeta. Giusto ragazzi? No. A tuoi ma questa è la soluzione temporanea, allenandoti altri peri potrai inserire dei membri permanenti nel tuo equipaggio e scegliere con loro sulla superficie dei pianeti. Ma ricorda, in tutte le avventure si consente di prenderli con te. Bene. Mentre potrai conservare il tuo equipaggio in un'avventura all'altra, cerca di restare in buona parte con i tuoi alleati e non farli morire, capito? Perfetto. Abbiamo parlato con i tre tizi, adesso dobbiamo parlare con il capitano col capitano. Ah, eccolo qua. Col capitano leggendario attuale. Ma questo è tizio che è. E non sono appena tornato da Gamma Mega 9, dove ho sgominato una banda di bracconieri. I lumini dei criminali fanno più male ai poveri Spoffit. E se cazzo di te il capitano spaziale non sarà fatto facile, okay. Mi permette di nascondere le insidie, nasce ti dare qualche consiglio. Prima cosa dovresti fare è migliore le tue abilità di capitano, migliore le tue abilità di capitano affrontando le missioni avventure e altri imperi. Ah bene, affrontando le avventure potrai guadagnare esperienza, aumentare il tuo carico capitano sbloccando nuovi accessori di abilità e potocali già. Potrai anche ottenere potentissime super armi della tua astronave, che aspetti? Fatti subito un mucchio di questo mucchio di rottami e trovati un lavoro. Certo, lo farò subito. Prepara le procedure standard, parla con Robo Capo. Bene, Robo Capo, che mi dici? Tu. Vedo che tu ricerca informazioni, sei andata a buon fine, capitano. Non potrei ragazzi per le vetture che tende. Sì. I tuoi documenti sono in ordine. Il tuo viaggio inizia adesso. Sei pronto? Certo, sono pronto. Torna al tuo pianeta natale e completare la missione. Addio. Adios. Complimenti, tu hai completato la tua prima avventura. Ora sei pronto ad affrontare nuove avventure e migliorare le tue abilità di capitano. Ci abbiamo dato 100 punti e siamo passati di livello. Così abbiamo subito la prima ricompensa da poter scegliere. E io scelgo sempre l'artiglio perché farà molto comodo. Perciò adesso andiamo all'Emporio. Accediamo all'Emporio. E equipaggiamo il capitano con le parti da capitano. Cioè queste qua. Ne abbiamo una sola, perché ne abbiamo sbloccata una sola.
Perciò noi adesso mettiamo così, poi premendo sempre il tasto tab lo regoliamo al meglio. Perfetto, lo metto così, poi io prendo sempre questo pifferino qua così e lo tiro avanti, che mi dà il livello, come possiamo vedere adesso, il colpo qua su, colpo energetico, è di livello 1. E consuma poca energia tutto sommato, come possiamo vedere qua. Questa è l'energia, questa è la salute. Premendo qui, consumiamo un po' di energia. Se però lo potenziamo a livello 2 o a livello 3, come qui, beh, il colpo sarà molto più forte. Il colpo sarà molto più forte e consuma molto più energia. Visto? Però adesso riduco un po' le dimensioni degli altiri, che sono poi brutto a vedersi, troppo grossi. Perfetto, direi che così va più che bene. Vediamo se possiamo modificargli qualcosa o aggiungergli qualcosa al capitano spaziale. Vediamo un po'. Non lo so. Quasi quasi lo lascio stare. Vediamo un po' qui che mi dà. Niente, mi dà solo lo zainetto, che ce l'ha già. I razzi non glieli metto. Una maschera neanche. Le spalle, vediamo un po' cosa c'era. Giusto, c'erano le ali. Ah. C'erano le ali, facciamo stile Gundam, vai. Lo modifichiamo in stile Gundam. Ah, no, bellino, così ci potrebbe anche dire. Così. Poi vediamo un po', qui si può girare, sì. Ok. Faccio così, un po' un stile, come se fosse un Gundam. Sembra quasi un Gundam, sembra adesso. Perfetto. Metto anche le ali così, è più figo a vedersi. Ok, dirigiamoci subito sul nostro pianeta mare, in modo da poter vendere la reliquia che abbiamo trovato prima e poter completare la nostra prima missione da capitano spaziale. Perfetto. Abbiamo completato la missione, facciamo un riassunto, innanzitutto, beh, dovrai fare troppe segate per... sono troppe segate da leggere. Allora, abbiamo questo qui che mi dà 225.000. Boia. Prendi subito. Questo qua che mi dà 294.000. Non so com'è comparsa anche questo. Va bene. Vendiamo. Poi, che tu cosa compriamo? Compriamo, facciamo un'altra colonia. Quasi quasi. Quasi quasi compro questo qui proprio per fondare poi un'altra colonia. E abbiamo guadagnato pure un'altra medaglia. Perfetto, ci è conferito il grado di comandante. Dovremmo aver sbloccato qualcosa in più? Non lo so, vediamo un po'. Non credo che abbiamo sbloccato qualcosa, perché non mi è arrivato il messaggio. Voglio questo. No, abbiamo sbloccato l'energia media, guarda. E la prendiamo l'energia media, acquista oggetto. Vai, abbiamo la riserva di energia, piccola, era la riserva di energia piccolina. Almeno adesso l'energia ci dura di più per più tempo. Vediamo un po' se riusciamo a scovare una colonia, un posto per poter fare una colonia. Questa è la spezia rossa, voglio un posto che non abbia spezia rossa, ma una spezia di un altro colore. Come questo che c'ha la spezia blu, vai. Ed è anche già, c'ho già anche un certo punteggio terra, visto che c'è la fogliolina. Dove i pianeti hanno la fogliolina è come se fossero pianeti alla fase cellula, via. Questi pianeti sono alla fase cellula. Un po' che è successo? No, gas e dispezzi. Scoperto un pianeta selvaggio, ha a disposizione gran quantità di creature e piante da utilizzare per portare la vita su altri pianeti. I pianeti selvaggi hanno abbondanti spezie e possono favorire supporto alle colonie. Perfetto. Allora, questo pianeta è già appunto Terra 1 almeno. Sì, è punteggio T1. E ha soltanto la pianta piccolina. Perciò noi per poterlo rendere abitabile dobbiamo semplicemente aggiungere altri componenti. Quando trovate un pianeta che ha la fogliolina come simbolo, è come se fosse in una partita normale e foste alla fase cellula. Perché? Perché poi ci sono soltanto le piante e nel mare sono le cellule, sono esattamente nel mare. Quindi adesso le vado a disturbare un po'. Ah, che bastardo sono.
Va bene, andiamo via un po' di fondare subito la colonia e poi terraformare anche il pianeta. Allora, vediamo un po'. Voglio chiappare due geyser di spezia. Dovrebbe bastare, però qui così. Dovrebbe essere più che sufficiente per chiappare due geyser di spezia. Poi andiamo di qua e posizioniamo un albero grande. Perfetto, ed è comparso il pallino. E dovrebbe essere comparsa anche da altre parti. No, ancora no. Va bene, adesso poi pian piano si diffonderanno sul pianeta. E poi butto giù anche quella media. Adesso dovremmo aver stabilizzato il punteggio D del pianeta. Le riprendo perché mi servono. E mettiamo giù anche gli animali. Mettiamo l'erbivoro. Mettiamo l'altro erbivoro. Ripiglio perché ne ho uno solo con gli erbivori lì. Li posso riprendere anche subito, perché tanto è importante che li segni qua. Quando la segnate lì è a posto. Perfetto, il punteggio terra del pianeta adesso è stabile e possiamo mettere nuove strutture alla colonia. Allora, io direi di poter selezionarmene una dalle mie e ci metto questa, vai, carica, perfetto, di qua mie, e voglio mettere questa, no, questa lì, e la casa, vediamo un po', la casa, le mie, voglio mettere l'appartamento, scritto pure in maiuscolo, no? Perfetto. Poi mettiamo un po' uno di questi e uno di questi. No, questo. Avendo, poi vedete quanto costano adesso le strutture sulle colonie? Costano dannatamente di più che sul pianeta madre. È per questo che ho deciso, tendevo a riempire più anche il pianeta madre. Però è così. Bene, adesso però non abbiamo più spazio perché i punti di terra non sono sufficienti, perché più i punti di terra 1 rendono colonie molto piccole, invece punti terra 3 intendono di fare 3 città e anche al completo. Abbiamo pure sbloccato la modella colonia 1. Perfetto, hai di posiziona 5 edifici, quindi abbiamo sbloccato il mini impulso, il mini distruttore e la salute piccola. Quindi se adesso andiamo a commerciare con la nostra base, li dovremmo avere. Perfetto, questo mi torna utile, questa pure. E siamo arrivati a 44.000. Perfetto, altra medaglia. Abbiamo sbloccato un bel po' di medaglie in questo episodio, Quindi ora direi che possiamo anche dire che per questo episodio è praticamente tutto. Questo mini istruttore automatico ci permette di attaccare le navi automaticamente. Cioè quando la nave comincia a spararmi, questo oggettino qui mi spara senza che sia io a contrattaccare. Quindi quando la nave mi attacca, c'è questo qui che gli spara più io coi missili o col laser, perciò ci dà un aiuto in più. Oppure quando siamo nello spazio così e ci raggiunge una nave nemica, è questo che gli spara, non noi, che possiamo vedere, possiamo usare solo sui pianeti. Perciò se qui troviamo una nave che comincia a spararci, solo con questo possiamo contrattaccare. Chiaramente lo posso disattivare e lo posso attivare. Quindi io vi dico che anche per questo episodio è praticamente tutto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!